Eccomi, eh. E insomma, allora, qualche giorno fa mi sono detto, ma andiamoci a vedere questa famosa Fields Avenue, questa Angel City, che tutti ne parlano, è il paradiso della figa, si spende un cazzo. Allora, sull'argomento prezzi, ve ne parlerò in un secondo video, in un articolo apposito. Intanto vi do una panoramica di com'è la situazione. Allora, questa che inquadro è la Fields Avenue. Premettiamo, sono un quarto alle 7 ed è venerdì 6 dicembre. Questa è la Fields Avenue che è nella sua parte finale, di qua diventa pedonale, adesso ci arriviamo. Questa via qui è piena di bar, soprattutto go-go bar, ristoranti e poi attività abbastanza curiose, tanti che vendono extension per capelli, telefoni cellulari, insomma, i soliti negozietti asiatici, eccetera. E adesso, niente, guardiamo insieme, cioè, io già mi sono fatto un'idea, ma insomma, vediamo, no? Tutto l'ambiente qua è tutto abbastanza sgangherato, scarcinato, se devi stare attento a non metti i piedi, mortacci, ossa, che sennò ma cricco ogni due per tre qua. Quella è la Fields Avenue, la parte pedonale, incomincia lì. Questi sono, la musica che esce da questi locali sono questi go-go, che poi si attrappano per turisti come quelli di Burgo Street a Manila, non è che. La via è lunga, eh? Questa qua alla fine è solo un pezzetto, la parte pedonale è proprio una minima parte. Vamo, prego. Marotano, i mortacci. Eccola qua. La Walking Street di Angel City. Questa la chiudono al pomeriggio alle 3:30 circa, riapre alle 4 di mattina. Questa è la situation. Come fate ridere? Dite che a Pattaya non c'è gente. Mi tutta sta folla, io qua a Navidad, dicembre, eh? Per lo più go-go. Per lo più go-go col solito schema dei prezzi folle. Sorry. Proprio. Tiro giù questa. Solito schema dei prezzi folle. Che c'è nelle Filippine, quindi il bar fine, il solo il bar fine costa tra i 3.000 e i 4.000 pesos, che detto in baht, visto che io ragiono in baht, vuol dire dai 2.000 ai 2.500 baht. Questo è solo il bar fine, eh? Il lady drink costa 350 pesos, quindi circa 300 baht, occhio e croce. Invece molto economici sono le bevute che fate voi, 120 pesos, sono 80 baht. Quindi le fanno bere a poco prezzo, le fanno barfinare ad alto prezzo. Ecco, adesso ve ne faccio vedere uno dove ero ieri sera. Questo qua, XS, questo c'ha tante donne, proprio tante, fanno una sorta di sfilata, eccetera, va a fare in 4.000 pesos. Oh, e non si tratta, cioè, nel senso, non è che si chiedono sconti, eh. Sulla guagliata della figa, parliamoci chiaro, qui è difficile trovare veramente qualcosa di veramente interessante, eh. C'è il numero, ma e basta, ce ne stanno tante. In tutti i casi il mio consiglio è lasciare perdere i go-go bar, ma battere le freelance. Le freelance ne trovate tante nel posto che adesso vi faccio vedere.
questo però adesso ci arriviamo. La cosa curiosa è i tanti Coco Bar che hanno gli stessi nomi dei Coco Bar di Bangkok, la Baccarat, Angel Witch, decisamente tanti. Allora, dicevo, si batte sulla freelance, tante battono per strada, quindi sto proprio i rimasugli, queste che vedo fuori i locali, queste lavorano per il locale. Sto troppo con... Questo è il baccarà poi sono entrato ieri sera. Allo, allo! Sure! Ecco, High Society è una discoteca e questo è proprio... Cioè, si va dentro, si pesca e si porta a casa. L'entrata 100 baht per i maschi, 50 baht per le donne. Si riempie da mezzanotte, mezzanotte e mezzo. Come te, sto camminando tranquillamente senza fare a cazzotti con nessuno e la via sta per finire lì. Si vede già la cosa. C'ho pure parecchio hotel direttamente qui sulla Fields Avenue. Io alloggio qui dietro invece, un albergo particolare di cui vi parlerò in un altro video. Tutte quelle che sono le considerazioni sto ancora elaborando. Così avete una... questa è bella. Intanto cioè, esce fuori una bella figa così, ma la maggior parte sinceramente non è che siano proprio il massimo. Poi c'è il grosso problema del cibo, che è una cosa mangiabile in Filippinia. Vabbè, qua finisce la parte pedonale, finisce proprio la Fields Avenue, quella è un'altra strada e basta. Facciamo una cosa di qua. Vi saluto.